Buonasera. Stasera vi parlo di un libro un po' particolare, un po' di nicchia, ma insomma un bel libro che ho letto. Eccolo qua, si chiama Other Minds. È un libro che si occupa, allora, l'octopus e l'evoluzione della vita intelligente. È un libro che si occupa di evoluzione, si occupa di biologia, si occupa della vita sulla Terra e si occupa di octopus, cioè dei polipi. L'autore è un filosofo, un biologo che ha studiato a fondo la vita di questi animali e ne ha tratto alcune interessantissime conclusioni. Allora, innanzitutto, l'octopus, va detto, è uno degli animali fra gli invertebrati, è in assoluto quello che possiede l'apparato nervoso più evoluto. Ha circa 500 milioni di neuroni, che possono sembrare pochi rispetto ai centinaia, ai 100 circa miliardi che noi abbiamo di neuroni, ma per essere un invertebrato, per essere un animale anche di notevoli dimensioni, sono moltissimi, un numero altissimo. Ma qual è il punto fondamentale? L'evoluzione dell'octopus. Noi ci siamo staccati nel corso dell'evoluzione molti anni fa e l'antenato comune era praticamente un verme con un sistema nervoso piccolissimo, quasi inesistente. Quindi cos'è la tesi del libro qual è? Effettivamente nel corso della vita sulla Terra si è evoluto un sistema nervoso alternativo al nostro, quindi non è nella scala dell'evoluzione nostra, questo è il punto fondamentale, perché uno dice le scimmie, certo, ma noi le scimmie ci siamo staccati da loro non moltissimi anni fa, migliaia ovviamente di anni fa, e quindi è comprensibile che l'antenato comune nostro e delle scimmie avesse già un cervello che poi dopo è evoluto, ma noi e l'octopus non avevamo in comune un antenato di questo genere. Diciamo che è un animale estremamente intelligente, un animale sociale, è un animale che viene studiato anche nei corsi di psicologia, molto importante, molto bello. E questo libro parla appunto della vita degli octopus, tra l'altro ha alcune fotografie che sono veramente fantastiche, non so se si renda bene il video, possa rendere bene, ma queste fotografie, eccole qua, sono state tratte da una zona che lui ha chiamato Octopolis, dove, in Australia, dove vivevano molti di questi animali. Si è occupato non soltanto di octopus, ma si è occupato anche di seppie e anche qua un altro paio di bellissime fotografie di questi animali. E ne narra, come dire, la storia. Ecco, io mi fermo qui perché non voglio continuare troppo. Potrebbe essere un libro che interessa magari una piccola nicchia di persone, ma io l'ho trovato molto interessante. Eccolo qua, Other Minds. Pubblicato dalla William Collins Book. Bene, buona lettura per chi fosse interessato.